Il laboratorio TecMark, Tecniche per la conservazione e gestione del patrimonio costruito, svolge indagini e studi per attuare interventi di conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio costruito, nella fattispecie del paesaggio culturale, dei centri storici, del patrimonio diffuso, delle aree archeologiche e dell'architettura. Il laboratorio si costituisce nel 1998, fa parte del sistema laboratori sperimentali del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani e al proprio interno opera l'Osservatorio per la conservazione delle opere lignee, per iniziativa del professor Francesco Augelli, che si occupa del settore dei legni e derivati, delle caratteristiche materiali, delle tecniche costruttive, della diagnosi, manutenzione e conservazione dei manufatti lignei. Il laboratorio svolge indagini multidisciplinari, integrate e trascalari sul paesaggio per la conoscenza, conservazione, tutela e valorizzazione del costruito storico. Analisi delle fasi evolutive e trasformative del costruito grazie all'interpretazione della documentazione d'archivio, della cartografia storica e anche grazie a letture stratigrafiche dei palinsesti. Svolge la costruzione di sistemi informativi geografici per la valutazione del rischio in contesti storici fragili, analisi per il progetto di conservazione e riuso con letture qualitative, quantitative e interpretative per l'intervento, nonché, da ultimo, svolge attività di formazione, trasferimento di competenze in progetti di capacity building in paesi emergenti. Le attività del laboratorio sono pertanto ricerca, formazione e collaborazioni con enti pubblici e privati. Il laboratorio TecMark e le sue attività sono finalizzate alla permanenza del costruito e non alla sottrazione di materia o la sottrazione di risorse. In questo caso le tecnologie utilizzate sono metodi e tecniche non invasive. Per esempio, le tecnologie LiDAR per letture alla grande scala delle evidenze che devono essere ancora disvelate nel campo archeologico, geolocalizzazione svolta attraverso i GPS differenziali satellitari, letture con i sistemi informativi dei dati geografici su base cartografica, letture con laser scanner terrestre e manuale e fotogrammetria tridimensionale per le restituzioni e le analisi sul costruito. Siamo presso il Civico Museo Archeologico di Milano, quale luogo che ben rappresenta alcune delle attività del laboratorio. Unitamente ai conservatori si sono messi a punto delle ricerche congiunte. Alle mie spalle vi è la torre quadrata del Circo Romano, in cui il laboratorio ha svolto indagini diagnostiche statico-dimensionali per la sua conservazione e restauro. Non solo, con il Museo Archeologico, quattro università lombarde, la Sovrintendenza e la Curia sono stati messi a punto degli itinerari archeologici della Milano romana. Altro legame importante del Politecnico con il Museo Archeologico è il fatto che nel 1975 la Fondazione Lerici ha donato reperti provenienti dai corredi funebri etruschi del sito di Cerveteri. Questa fondazione lavora ancora nel campo archeologico, non più in Etruria ma in sud-est asiatico, e il laboratorio TecMark ha lavorato proficuamente con la fondazione su tre siti archeologici: il sito archeologico in Vietnam, in Laos e in Birmania. Nei prossimi anni il laboratorio TecMark intende portare avanti le specifiche competenze nell'ambito archeologico della cooperazione con la collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e Sviluppo, su progetti già avviati: il sito archeologico di Gufi in Algeria e il sito archeologico di Adulis in Eritrea. Progetti che hanno come obiettivo generale l'individuazione
di nuove strategie di sviluppo sostenibile del patrimonio culturale in paesi emergenti, con la consapevolezza che i beni culturali costituiscono una vera e propria risorsa, non solo per lo sviluppo sociale ed economico, ma anche per un possibile miglioramento della qualità della vita.